Mi piacerebbe guardare la televisione, ma non guardo. No. Di Sanremo cosa ne dici? Molto bello, non bello. Posso lamentarmi di Sanremo, è bello. Io sono africana, tunisina, però c'è tanti anni che sono qua. Ah, è di Puglia, è tunisina? Africana, tunisina, però mi piace molto l'italiano. Mi piace molto gli italiani e mi piaceva quella cantante a me. Mia Martina. Poverina. Era bella. Bravo Lucilina, quella donna. Mi piaceva quella donna che mi ha visto. E ormai è morta, sono che è morta per Martina. È morta ancora giovane. È morta, era giovane, 45 anni. Ma, però il festival, spero che sa che vincerà. Ah, boh. Si vincerà, però è bello, un po' di allegria, un po' di musica saremo, non mi spiace. Io sai cosa mi piaceva essere nella mia vita, una cantante mi piaceva essere. Canta bene? Mi piaceva essere una cantante come Miva, Nina, Ivacianigi, ma quello era. Mi piaceva, Dalida, Dalida era simpatica, Dalida. Tutte cantate. Vicino guardo di cosa sei fatta, scopro che le bollicine più dell'aranciata, è solo da sempre che sei nel mio plasma, mentre vi nuoti cammino sull'acqua. Cioè, non le piacciono tutti quei misteri che stanno dietro le quinte per creare un personaggio? È un po' un disastro, sei lì, sembra che ti arrivi chissà che cosa, non sei arrivato, sì. Non lo so. Poi tra l'altro ha stravolto anche il discorso del suo personaggio, come si era presentata? Si era nascosta, è una cosa e l'altra. Tanto è vero che a me è piaciuto il Zanetti quando l'ho intervistato. Lei può parlare con me? No, io la ringrazio. Ho già parlato prima, no, grazie. No. Mi sta bene che la faccio. Ma tutti i chilometri per venire a Sanremo non parla? No, ci abito qua. La prima io non si sentiva niente. Sanremese, quindi? Sì, è da 60. Li ho visti tutti. Anche con la buona volontà. Alla televisione, però. Perché non li guarda qua? Come si fa a avere i biglietti? Qui a Sanremo, ragazzi, sono giovani. Non va via. Ciao, bello. Perché fai questo? Intanto perché sono qua per i PAX. Ah. E poi perché ho vinto un concorso che è Miss Stonata. Bella. E sono venuto a far imparare a cantare quelle quattro ciofeche là dentro. Hai capito? Ho degli amici qua e con loro che sa, abitano su Sanremo Alta, in mezzo alle colline, quello mi trovo benissimo. Si mangia fuori sul terrazzo, una vita meravigliosa, si vede tutto il porto. Cosa vuoi dire? Per il mio gruppo, adesso noi facciamo una lode, adorazione per il Signore Gesù Cristo, colui che ci ha salvati, colui che ci ha dato la vita, ma non per mettere in evidenza la nostra capacità, ma per esprimere gratitudine. C'è sempre un festival della lode, adorazione con Gesù Cristo di Nazareth. Sì, beh, sì. Il festival viene, passa. I giochi olimpici di Torino vengono e passano. Anche voi qua venite e passate. Ma la lode e adorazione in Cristo Gesù. Noi veniamo qua. A Sanremo però venite e passate. Per la benedizione del Signore rimane. Perciò chi ode la suono del shofar di prepararsi al ravvedimento di Israele. Preparati a incontrare il tuo Dio. Sanremo, popolo di Sanremo, preparati al ravvedimento. Al ritorno di Gesù Cristo di Nazareth, chi ode il suono del shofar, ascolta la voce dello Spirito Santo di Dio.
guarda che ci sta tutto l'anno come noi. Io per esempio ho finito il mio servizio, me ne vado a casa, questo non me lo vedo per televisione. Io l'ho fatto per 10 anni a stare qua fino a mezzanotte, cioè sai, nel turbino adesso pagherebbero oro per fare il turbino. Sì, sì, è vero. Io vado a fare, piuttosto. Beh, io mi trovo, io l'ho sempre fatto, io sono 10 anni che lavoro con la ditta. Per me se mi dico guarda c'è da fare il petto, io sono il primo a dire sì. Poi c'è anche un'altra cosa, se tu stai in mezzo alla gente, conosci la gente, conosci da semplice cittadino a grande cittadino, conosci il sindaco, conosci l'assessore, conosci non so, un parlamentare, sì, certo. Cioè anche aver bisogno nel senso, per dire, certo. Sai, di persone famose nel festival le hai incontrate. Cantanti parecchi. Chi c'è? Non so. Anche lei è per Dolce Nera? No, non mi frega niente. Ha visto qualcuno? Pitagore qui, io! Ti aspetto di vedere qualcuno? Si spera. Mamma mia si salterà, trinche, 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 mamma mia si salterà. Il professor Borghetti al violino con la stella e io faccio invece il cantante con la chitarra, il chitarrino. E poi lo fa anche il ballerino, fa anche i pezzi di... come si chiama? La camerata veneziana, è un organico strano che gira un po' per tutto il mondo. Saremo per il festo. Saremo per il festo. Non c'è niente, se no. Ah, infatti, poi di questo genere qua. Questo genere non ce n'è, allora andiamo a vedere, a cantare delle vecchie canzonette, vedere cosa succede. La gente prende bene. Ma sì, mi sembra. Si divertono. Poi sai, è sempre difficile, è una cosa un po' inusuale, perché insomma questi chi sono? A Venezia bene o male ci conoscono. In Romagna, saremo... Bologna, Firenze. Fino qua non ci eravamo mai spinti, eravamo andati sempre verso Oriente. Quest'anno siamo venuti verso Occidente, vediamo che cosa. No, bravi comunque, complimenti davvero. Quanto tempo è che siete qua? In città, a Sanremo? No, oggi siamo arrivati. Ah, siete arrivati oggi? Sì, sì. E partite domani? Sì, domattina, rimaniamo fino a domattina e poi andiamo via. Spari solo rose, però poi mi innamoro di un ritornello scemo. Perché Sanremo è Sanremo. Fiumi di parole, sono tutte qua. Ma qualcuna di loro ha delle piccole ali e con loro chissà magari voleremo. Perché Sanremo è Sanremo.